Sandro Sanna, con questo sit-in di protesta oggi, che messaggio volete mandare alla maggioranza e quali punti criticate della riforma degli enti locali attualmente in discussione in Consiglio regionale? Il messaggio è chiaro, le riforme vanno fatte partendo dai territori, soprattutto quando si parla di enti territoriali per l'appunto. Questa riforma non ha avuto nessun riguardo per i territori, né quelli dell'area metropolitana, né quelli all'esterno della città metropolitana. In Consiglio metropolitano in più di una volta abbiamo condiviso all'unanimità l'esigenza di rivedere questa riforma e di stralciare interamente la parte che riguardava la città metropolitana per ripensare sia ad un eventuale allargamento della città metropolitana ai comuni realmente interessati e coinvolti da questo processo, sia anche una soluzione invece per le altre aree che, lungi dall'essere favoriti dall'entrare in città metropolitana, potrebbero ritrovarsi ancora più danneggiati. Per quanto riguarda il comune di Assemini, secondo lei il ciclo di audizioni andato in programma in questi mesi all'interno della Commissione Autonomia in Consiglio regionale è stata rispettosa verso i territori e in particolar modo per quanto concerne gli amministratori locali? Allora, quello che è stato fatto in realtà non è mai entrato nel merito dei singoli territori. Questa giunta regionale ha ragionato un pochino all'ingrosso e ha messo davanti più che altro la voglia di voler mettere d'accordo questa coalizione eterogenea che non ascoltare i sindaci e gli amministratori dei territori, compreso quello di Assemini.